Ciao a tutti! Oggi io e Davide siamo venuti a Schio, in provincia di Vicenza, per esplorare quella che fu la Lane Rossi, una delle ditte più grandi di tutta Italia e quella più importante del settore della lana. E adesso lo esploreremo assieme. Oh yeah! La Lane Rossi è stata costruita nel 1817 con il nome di Industrie Rossi per opera di Francesco Rossi. Era una ditta che si occupava della produzione e filatura di lana. Nel 1849 la gestione passò al figlio Alessandro Rossi, che trasformò lo stabilimento in una delle maggiori industrie in Italia. Maggiori industrie, ma vediamo che ormai di maggiore non c'è più niente. Comunque, la costruzione dell'edificio Francesco Rossi avvenne subito dopo e era l'edificio usato per gli uffici, che è un edificio di quattro piani che visiteremo dopo perché questo è uno dei capannoni. Nel 1864 è stata edificata la fabbrica alta che dovrebbe essere qua di fianco, ma la vegetazione di fuori è davvero impervia, non permette di attraversare tutto come si deve. È stato già faticoso arrivare qua. Comunque questa fabbrica alta, ai tempi, nel 1864, era l'edificio più alto di tutta la città. Tra il 1866 e il 1868 è stata costruita una tessitura a dente di sega, ovvero i capannoni, quelli fatti come questo, a dente di sega, con i soffitti obliqui. Era fatto di 9 campate, quindi era bello grosso, ma è stato demolito un secolo dopo. Nel 1873 la società ha cambiato nome, è diventata Lanificio Rossi SPA, è diventata una società per azioni e è stata quotata alla Borsa di Milano. Vediamo che qui è tutto molto buio, anche accendendo la luce è buio lo stesso. Comunque la società prosperò fino all'inizio del XX secolo, quando l'Lanificio Rossi diventò la maggiore ditta laniera e la maggiore impresa laniera in Italia. E aveva numerosi stabilimenti in tutta Italia, soprattutto al nord. Furono costruiti nuovi quartieri per gli operai. Furono costruite molte opere sociali come ospedali, cliniche, assistenze varie. E la Lane Rossi esportava a quei tempi il materiale in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, in Russia, in Canada, in Germania, in Polonia e Sudafrica. E questi cosa sono? Sono delle spolette portafilo. Spolette Eh portafilo. sì. Guarda Wow. E di là vedo che ci sono altre attrezzature. Nel 1922 fu costruita una centrale termoelettrica e anche una centrale idroelettrica, appunto per fornire di energia a tutti i nuovi macchinari che erano appena stati aggiunti. Ma com'è buio qua dentro. Tra il 1955 e il 1957 ci fu una breve crisi economica e dovuta a scelte di gestione sbagliate. Questo era un telaio. Sì. Quello che resta di un telaio. Comunque, per risolvere questa breve crisi, nel 1956 fu eletto presidente, nonché amministratore delegato, Giuseppe Eugenio Luraghi,
che risollevò le sorti della ditta. Tanto che nel 1959 la ditta aveva circa 10.000 dipendenti e fatturava 23 miliardi di lire all'anno, che per i tempi non erano pochi, anzi erano davvero tanti. La ditta fu ampliata, nel 1960 furono costruiti nuovi edifici e in seguito ci fu una nuova crisi. Tra il 66 e il 67 tutti gli impianti furono trasferiti al nuovo stabilimento fuori città, che era quello che poi ha inaugurato la zona industriale della città. Nel 1987 la Nane Rossi è stata acquisita dalla concorrente Marzotto, quindi è stata cancellata dalla borsa di Milano. La Marzotto non ha fatto nessun investimento economico e oggi la Nane Rossi è un marchio della Marzotto. Qui c'è una rete che separa gli ambienti, perché? Beh, di qua si esce. E qui? Wow! Era per pulire le mani tutto rugginoso. Nel 2005 lo stabilimento di Schio, che è questo dove siamo dentro, è stato chiuso definitivamente. Un incastro. È rimasto abbandonato e diroccato così come vedete, nonostante siano state avanzate varie proposte per il riutilizzo. Quadri elettrici totalmente vandalizzati, non c'è più niente. Anche lassù. Una curiosità, magari chi ha una certa età, chi non è proprio un ragazzino, si ricorda che la squadra di Vicenza una volta si chiamava Lane Rossi, perché prendeva il nome proprio da questa ditta, che non era solo lo sponsor, ma ne era anche la proprietaria. Perché nel giugno del 1953 la Lane Rossi fu una delle prime industrie italiane ad acquisire delle società calcistiche e anche di pallacanestro, e appunto in quell'anno fu acquisito il Vicenza, che prese il nome da questa ditta, e infatti si chiamava Lane Rossi Vicenza, si è chiamata così fino al 1990, e poi da quest'anno di nuovo la Marzotto ha ridato l'autorizzazione per poter usare di nuovo il nome Lane Rossi per la squadra di calcio. Comunque vediamo che qui è proprio tutto diroccato questo capannone, non c'è più niente. Quindi dovremmo avventurarci di nuovo in mezzo alla foresta che c'è all'esterno per cercare di raggiungere gli altri edifici, che sicuramente sono tutti più interessanti. E qui? Prese d'aria, ricircolo d'aria. E di qui dove si va? Wow, in fondo di là dovrebbero esserci la centrale idroelettrica e termoelettrica, che però dovrebbero essere difficili da raggiungere. Invece di lì ci sono edifici più facili. Ma prima ho visto che qui sopra ci dovrebbero essere delle scale per salire. Andiamo a cercarle.
Ed eccoci tornati da questa parte del capannone dove ci sono le scale, dove ora saliremo. Questo? Il contrappeso dell'ascensore, cioè se lo sono tirato fuori, lo hanno aperto e tirato fuori tutto il materiale ferroso. Dai! Guarda lì un pezzo di... molto bene il contrappeso che era dentro. La fatica... Sì, la fatica di tirare tutto, di aprire la lamiera... E l'ascensore non c'è più, o sarà pieno di sopra? No, dovrebbe essere bloccato. Sì, è bloccato lì di sopra pericolosamente. Entra in funzione il paracadute, quindi sì. Rimane bloccato lì. E quindi saliamo. Anche perché salendo dovremmo riuscire a orientarci meglio vedendo tutto dall'alto. Eccolo qui l'ascensore montacarichi bloccato qua. Wow. No, qui sopra non c'è nulla. E per orientarsi è dura perché le finestre sono tutte altissime. Cioè, solo quello, ma lì si esce sul tetto. Ah, ma anche di qua è impossibile orientarsi perché c'è un tetto che viene di qua, non si va. E siamo sopra a dove eravamo prima. Niente, anche di qua non si può vedere niente, ma forse da questa porta. Che naturalmente sarà bloccata e figurati se si apre. Oh, c'è un altro edificio qua davanti, altri là dietro. Niente, bisogna avventurarsi in mezzo alla vegetazione e noi ci avventureremo. Casino. Non si riesce a vedere niente perché è tutto coperto dalla vegetazione. Tornati al piano di sotto. Vediamo questa parte dove probabilmente erano uffici. Qui c'è un po' di tutto. Calcolatrici d'epoca, registratori di cassa, macchine da scrivere, Olivetti. Wow. Qui vedo che ho della luce sulla lente. Comunque tutte apparecchiature d'epoca, qui mi sa che era ufficio contabilità o qualcosa del genere. Oh, ma addirittura incastrata. C'è la scrivania che era un pezzo, un tutt'uno con la macchina. Anche quella. Però ci sono dei lavandini. Ma vabbè, procedo nell'esplorazione. Tante stanze, tutte con macchine da scrivere d'epoca. Ma da qui non c'è un passaggio per scendere di sotto. Però c'è il muro pieno di muffa, quello sì.
piove dentro. Niente da fare, dobbiamo per forza uscire. E... tra l'altro sta venendo giù la volta qua del portone. Guarda. Eh sì, e non solo questa. E non solo. Vabbè, usciamo. Avventuriamoci nella foresta. Ecco, quello lì in fondo è l'edificio dove eravamo adesso. E siamo arrivati di qua. Oh, com'è buio. Ma di qua c'è solo questo capannone dove non si può procedere perché vedo che è stato chiuso. Chiuso proprio, sigillato. Eh no, al massimo si tira la porta, no, non si tira proprio. E dentro di qua cos'è? Niente. Ma locale... locale tecnico. Sì, tecnico, no. Ma niente di che. Niente, purtroppo di qui più di così non si può vedere perché qui abbiamo visto che c'è questa porta con il cartello Centro documentazione e archivio storico, con anche una luce accesa, quindi mi sa che di qui proprio non si entra. E infatti questo è tutto sigillato per bene, chiuso, doppia serratura, tutte le finestre blindate, chiuse, sigillate, e quindi non ci resta che tornare in un altro edificio. Certo che se si trovassero dei sotterranei che li collegano tutti uno con l'altro sarebbe più bello. Di qui c'è quest'altra porta, ma probabilmente non si entrerà perché... infatti anche qui è tutto saldato, chiuso, sigillato, e quindi... no, niente, anche qui è tutto smontato, tutti i cavi portati via. E quindi procediamo, oh yeah! Usciti all'aperto, siamo davanti al locale caldaie e quella lì, che sto inquadrando, era la fabbrica alta, quella che dicevo prima, che aveva 6 piani e ai tempi era l'edificio più alto di tutta la città. Ma adesso entreremo qui dentro, oh yeah! Ed eccoci all'interno. Questo qui... più che il locale caldaie sembrava una mensa. Con i tavoli. E di qua? Niente, un bagnetto e basta. Diroccato pure. Ma... e allora per andare alla caldaia da che parte si passerà? Perché questa sì, era proprio una cucina e basta. Basta, finito qui. Forni, quindi questa era la cucina. Allora per andare di là bisogna passare da di fianco. E adesso passeremo. O magari da qua sotto. Adesso vediamo. Ed eccoci in questo altro locale dove c'è una grande caldaia con una scala per salire ma alla quale manca un pezzo. E allora andiamo avanti di qua che vedo che lì in fondo c'è un'altra scala. Oh, qui c'è da stare attenti a non finire di sotto. Ma volendo in qualche modo si può scendere di qua, eh? Poi vediamo, ma là c'è una scala chiocciola.
Wow. Qui tutto crollato, ma la scala a chiocciola non scende, però sale. È già qualcosa. Ah, qui c'era la porta per... Ah, eccola qui la scala che scende. No, non è male, eh? Sì, sì. Vabbè, là sotto. Intanto vediamo qua. E qui era uno stanzone gigante in mezzo, che non esiste più. Proviamo a fare un salto sopra, a vedere com'è, e poi scendiamo. E quindi, su per la scala a chiocciola. Ecco la scala a chiocciola, siamo saliti, ma di qua non si procede, perché ci sono solo dei bagnetti. E quindi, vediamo di qua dove si va. Bovete che te non soffri le vertigini. Vediamo. È solida, continui da 10. Sì, solida è solida. E siamo sopra a dove eravamo prima. E di qua si va in un'altra stanza che non si sa cosa potesse servire, perché è solo una stanza così vuota. Però di qui si saliva, e vedi, di qui si saliva, ci sono altre scale che salgono, che vanno in alto, ma purtroppo non si può salire. Ah, fregatura, peccato. E allora torniamo giù e vediamo di andare nei sotterranei. Oh yeah! Scesi dalla scala, siamo tornati al piano terra e si scende. L'abisso. Oh, che scalettina, sui gradini tutti sottili. Oh, ripidissima, con un paio di gradini mancanti sul fondo, ma si scende lo stesso. Oh, qui c'è da stare. Sì, no, c'è da stare attenti. No, c'è sotterranei. Ma anche da davanti? Eh sì, vanno, non lo so, vanno un po' avanti, vediamo. No, ho detto le scale. Ah, le scale, mancano gli ultimi due gradini. Ah, ok. Ah, ma di qui non si va da nessuna parte. Tutto pieno di mattoni crollati. Quindi questo non è un sotterraneo che porta da altre parti. È tutto chiuso. Qui c'è un pozzo. E sì, qui hanno demolito le caldaie, vedi? E hanno buttato tutti i mattoni qua. Eh sì. Eh sì. Infatti di qua non si va più avanti. Eh no. Peccato. Vabbè, torno su. Dobbiamo trovare un passaggio per esplorare tutto. Torniamo indietro. Oh yeah. Siamo saliti su da questa scala, dall'altra parte dell'edificio che abbiamo appena esplorato, sopra alla caldaia che avevo fotografato prima, che era questa. C'è questa scala qua? Eh sì, c'è questa scala, ma porta su solo a questa caldaia. No, ho visto che va su. Ah, gira attorno. Vediamo attorno di qua com'è. Tra le altre ciminiere, caldaie. Ma questo è un silos. Questo invece era un altro silos. E allora proviamo a salire su di qua. Oh, vediamo. Lì in effetti c'è il sentiero che gira attorno. Vediamo se porta da qualche parte. Sono salito su anche da questa scala, che c'è questo sentiero che gira attorno. E qui si va ancora su, ma probabilmente è solo un posto per salire, posto di manovra per, infatti, per questi silos. Quindi più su
Non ci dovrebbe essere niente, vediamo se queste scale tengono. Non sono troppo rassicuranti, ma proviamo a salire. Ed eccomi salito su anche da questa ultima scala. Sono nella torre più alta di questo edificio. Ecco i capannoni dove eravamo prima. Quella lì è la ciminiera con sotto la cucina. E quindi di qua devo fare attenzione a non finire di sotto perché sono bello in alto, eccolo. E quindi di qua, ecco, panorama in cui si vedono le montagne, si vede la fabbrica alta, che è questa qui di 6 piani, quello là davanti che è l'edificio Francesco Rossi, mi pare Francesco, sì, comunque quello intitolato al fondatore, dove c'erano gli uffici. E si vede tanta città. Oh yeah, che panorama. Però non mi resta che tornare giù, perché di qui non si va oltre. Ed eccoci entrati all'interno di questo locale, che è quello dove non siamo riusciti a entrare prima, dove ci sono tutti questi pannelli di controllo. Questo mi sa che era proprio il pannello con di controllo della centrale elettrica. Di qua, naturalmente, tutti sono rimaste solo le facciate, tutto il resto è stato asportato. Di qua, oh, attenzione, ecco una discesa comoda per i sotterranei. Ma prima vediamo di qua dove si va. Altri locali. E si sale anche, oh, finalmente abbiamo trovato un accesso. Oh. E questo? Una porta cementata. Qui attenzione al buco. Comunque adesso scenderemo, sì. E queste sono le saracinesche chiuse che erano all'esterno, da cui non riuscivamo a entrare. Oh yeah, quindi torno di là, faccio qualche foto, prima andiamo su e poi scendiamo giù. E si sale. Trasformatore luce 250 kW. Eh sì, siamo sotto dove eravamo prima, sempre di fronte alla fabbrica alta, che è tutta chiusa, non ci si può entrare qui. Pericolo non toccare, è proibito l'accesso a chi non è autorizzato. Qui ho portato via tutto, anche qua, figuriamoci. E allora vediamo di là. Si proprio hanno portato via tutto, non è rimasto nulla. Cabina tintoria rocche, idraulica, liogra, cioè
i vari reparti. Sì, le ora. E nel 10 kW. Trasformatore 1500 kW. Vicenza. Boh, comunque di qui di più su non si va. Ma si va di qua. Stando attenti a non finire di sotto. Di qui nulla. Qui erano tutte giunte per cavi elettrici. Trasformatore. Qui erano tutti trasformatori. Nulla. Qui non usare acqua per spegnere gli incendi. Eh beh, in un posto dove è tutto elettrico. E di qui c'è questa scaletta che porta di sopra, ma non si va da nessuno. Invece si va da qualche parte. Attenzione! Dove sono qua? Sopra... Ma dove c'è la ciminiera? Sopra la cucina. E di lì si va avanti ancora. Si va sul tetto. Proprio tetto. Ma non c'è niente, proprio solo il tetto. Oh! Wow. E da qui si vede un bel panorama con le nuvole tra le montagne. Ma qui dovete scusarmi, ma mi conviene spegnere perché sta piovendo e non vorrei buttare via la videocamera. Quindi ci vediamo dopo all'interno. Ritornati al piano terra, possiamo finalmente scendere nei sotterranei. Oh, coi gradini alternati. Beh sì, sono fruibili, ma non è che siano il massimo della comodità da scendere così. Oh, ma di qua? Sperando che siano sotterranei che si collegano con altri, in altri posti, perché di qui c'è solo questa grande stanza con dentro attrezzi. Di qua si va avanti. Niente, solo un'altra stanza, ma non c'è nulla, non si procede. Corda, nulla, non c'è proprio nulla. Stanza vuota e basta. Sotto a dove eravamo prima. Eppure so che ci sono dei sotterranei belli grossi. Ah, non riusciamo a trovarli. Non è che magari si entra davvero dall'edificio lì, la fabbrica alta, quello lì alto, perché di qua, alla fine abbiamo cercato, dove siamo entrati abbiamo cercato, di sotterranei non ce ne sono. Qui sono tutte attrezzature elettriche. Nulla. E allora faccio qualche foto qua sotto e continuiamo l'esplorazione. Certo che eccole qui, le scale con i gradini alternati. Non sono il massimo della comodità.
Tornando indietro, visto che la parte di là l'abbiamo vista tutta, almeno il visitabile, perché la fabbrica alta e l'edificio degli uffici non sono visitabili, allora veniamo di qua, sotto a questo edificio c'è questo portico con un lavatoio. Cosa mai sarà? Comunque, di qua si sale. Vediamo. Oh, si sale, ma non è che ci sia nulla da vedere perché è tutto diroccato, piove dentro. E non so quanto durerà questa struttura, ma attenzione. Ah, lì c'è un altro stanzone, vediamo. Ah, qui si sono preoccupati di mettere un secchio. Come se servisse a qualcosa. Sta venendo giù tutto, piove l'incredibile. Però vabbè. Un deposito, qui era un magazzino, sicuro. Quindi qui probabilmente era un ufficio. E questa una saracinesca per carico e scarico merci, vuol dire che qui o c'era una salita o erano camion davvero alti. I resti di un tavolino della mensa? No, No, è una non è ruota da vestiti. Forse una ruota. è una campionatura di vestiti. Beh, non lo so, però. E questi sono dei portavestiti. Dici? Eh sì, Ah, beh, questo, sì, quello, in quello. effetti facevano lana. Con la lana ci facevano i vestiti. Magari non vestiti, tessuti, i vari campioni di tessuti. Faccio un paio di foto anche qua e torniamo giù. Usciti da quell'edificio, abbiamo trovato questa montagna di cassette di carotaggi. Sono tutti carotaggi fatti al terreno, probabilmente per verificare l'inquinamento. E infatti c'è anche scritto indagini geognostiche. Con anche qui pietre, sassi, tutti carotaggi. Una cosa alquanto particolare. Di solito i carotaggi li studiano, non li lasciano così. Ma sbaglio? O è aumentata la pioggia? Sì, ahia. E allora aspettiamo qua sotto un po' che si calmi. Bene, abbiamo visto questa ditta, la Lane Rossi. Non l'abbiamo vista tutta perché è davvero immensa da girare e ci sono anche alcuni posti che sono chiusi. Comunque spero che l'esplorazione vi sia piaciuta. Purtroppo anche questo posto è lasciato andare male, come al solito tutti gli altri posti che abbiamo visto, e non è bello questo. E comunque, cosa dire, continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels, iscrivetevi al mio gruppo su Facebook Urbex and Mystery e ci vediamo alla prossima esplorazione. Oh yeah!